presidente, lei è presidente da un anno. Sì. Può raccontare un pochino come è nata? Allora, l'associazione, più che associazione, questo è un gruppo che si è denominato Carcere Vivo, cioè Vivo sta per volontari penitenziari. È nato il 20 ottobre 1987 ad opera di una figlia della carità, Vittoria Camilla. Alla sua morte è succeduto la sua rannascimento, la quale poi ha chiesto collaborazione a tutti i casi. Da lì prende vita questo gruppo. E quindi, diciamo, questo gruppo è... Fate capire, mi faccia capire. Questo gruppo, concretamente, di che cosa si occupa? Voi assistete praticamente dei detenuti. Allora, questo gruppo è l'Istituto Penitenziario di Napoli, precisamente a Poggio Reale, Pozzuolo e Secondigliano. Quindi entra in carcere per condividere la sofferenza dei detenuti, per accompagnarli durante la detenzione, però fa qualcosa in più, perché seguire i detenuti non accompagnare anche le famiglie che sono le vittime della situazione è incompleto il percorso che noi facciamo. Quindi noi facciamo anche le visite domiciliari dove vengono richieste, facciamo centro ascolto nei giorni del mercoledì e venerdì e una volta al mese ci riuniamo con le famiglie e con i bambini dei detenuti. Quindi, mi faccia capire, quindi voi operate direttamente sia con le famiglie che con i detenuti e provate a dare assistenza. Mi vuole raccontare un episodio particolare, visto per capire che tipo di contributo voi date a queste persone che hanno bisogno? È difficile citare un solo episodio perché in 20 e più anni di volontariato ci sono stati molti casi. Il caso di un detenuto che gli avevano dato l'ergastolo, seguito da noi e convinto che era innocente, siamo riusciti a farlo liberare. Potrei dire la dichiarazione di un detenuto che mi ha detto: grazie a voi sono riuscito a essere sincero con mia moglie, oppure la soddisfazione di aver visto un nostro assistito rumeno vincere il terzo premio letterario di scrittura. Quindi in realtà praticamente voi riuscite a dare un contributo materiale anche a queste persone, nel senso che contribuite anche portando oggetti, portando aiuti materiali, ma sono queste parti di medicamente le portate in blocchetti, delle vele per far vedere questo detenuto. Ecco, come fate a raccogliere i fondi? So che voi venerdì avete una bella iniziativa, ci racconti questa iniziativa. Cioè lo fate ricevendo contributi pubblici o soltanto aiuti personali? Prima di rispondere a questa domanda vorrei dire che noi non solo diamo contributi materiali, ma contiamo in un cambiamento radicale della persona. Cioè il nostro luogo è rivivere la speranza, cioè dare speranza a queste persone e alle loro famiglie. Per dare speranza c'è bisogno di un cammino di fede e nello stesso tempo un sostegno materiale. Allora noi il 6 dicembre, venerdì 6 dicembre alle ore 17:30, abbiamo organizzato uno spettacolo di beneficenza per raccogliere i fondi che ci consentiranno di portare avanti i nostri progetti che abbiamo approvati per i nostri amici detenuti. Naturalmente speriamo di riempire il teatro perché gli artisti, l'associazione Umanitaria e il maestro Damartino che ci hanno offerto lo spettacolo hanno fatto del tutto gratuito, per cui speriamo di ripetere che riempiamo il teatro e speriamo che qualcuno incuriosito dal nostro